Tornati nel mio canale oggi sono felice perché vi propongo una maglia che da tempo mi è stata richiesta e richiesta più di una volta nel mio gruppo e ho finalmente arrivato il momento. Ho trovato un po' di tempo in più per registrarla perché appunto richiede per la lavorazione della parte superiore richiede molto tempo di registrazione. Sto usando un un filato di un rosso bellissimo, non si vede proprio re, eh, realmente sul video. È un rosso più caldo, un pochettino più scuro. E adesso vi spiegherò eh, tutto l'occorrente. È la maglia Carmen che propone le spalle scoperte con un volante, un prezioso e eh, piuttosto grande volante che scende dalle spalle. Io sto utilizzando per la mia creazione il mio adoratissimo mille fili. Questo è il mio adoratissimo mille fili. Eh, eh, sono gomitolo, gomitoloni grandi di un etto e mezzo, 100% per cento puro cotone magiziano casato e mercerizzato. Sono 460 metri in 150 grammi di prodotto italiano della Filati Roses di Biella. Come sapete, io mi rifornisco da tempo dal sito online CoFil Lane di Biella con cui ho una felicissima collaborazione. E vi propongo uno sconto del 10% da applicare al vostro carrello spesa che mi è stato gentilmente proposto per offrirvi per offrire a chi mi segue questa opzione in più di applicare appunto questo sconto sui prezzi già concorrenziali quindi inserendo nel dove chiede un codice sconto il mio nome in, in minuscolo io mi chiamo rita quindi rita in minuscolo avrete questo sconto escluso le spese di spedizione a fine tutorial vi dirò anche più o meno cosa ne ho utilizzato in base naturalmente la mia taglia poi vi regolerete un pochettino in caso di una taglia maggiore di quanti acquistarne sto utilizzando un uncinetto del numero 3 Mi servirà un metro da sarta importantissimo per calcolare la nostra misura la mia forbicina e comunque non so ancora se mi serviranno ma io tengo sempre in casa i miei marcapunti il mio lago di nana ora vi vado a spiegare un pochettino come è lavorato questo capo per confezionare questo capo si parte da un rettangolo che rappresenta la parte del corpo la parte che va dalla dal dalla scella eh, ricopre il seno e scende verso il fianco. Io ho fatto una catenella di 160 maglie. Deve essere assolutamente un numero pari, in caso voi dovete fare una taglia differente dalla mia, fate 160 divisibile per 2 perché poi si andrà a dividere la parte davanti con la parte dietro. Cosa ho fatto? Ho calcolato la circonferenza maggiore del corpo di chi la deve indossare ho fatto una catenella e più o meno mi dava appunto 160 cioè 160 catenelle mi davano la misura che mi serviva quindi voi dovete fare una catenella una semplice catenella misurare misurarla sul vostro corpo e vedere quante catenelle vi servono per raggiungere la vostra misura che, però, deve essere questa catenelle divisibile per due quindi la partenza è molto semplice io vi do adesso una misurata del mio, una misurata del mio lavoro in caso voi volete mantenere eh, il tutorial a lettera lavorando con eh, il mio stesso filato e il mio stesso uncinetto io ho raggiunto la misura di 40 centimetri quindi 80 una circonferenza di 80 centimetri però poi alla fine andremo ad aumentare un pochettino sull'ultimo giro per adattare perché poi qui andrà applicato un bordo appunto che deve, avere, deve essere eh, divisibile per 14 e quindi se voi nella vostra catenella avete un numero che non è divisibile dovete aumentare fino a raggiungere cioè si, eh, verranno fatti degli aumenti nel, nell'ultimo giro di maglie alte mh, allungate per raggiungere un numero che è divisibile per 14, non, non diminuirlo ma aumentarlo perché andando sul fianco, insomma, diamo un pochettino di logicamente ehm, il fianco un pochettino più largo del resto della vita e così via. Allora, io eh, ho quindi adesso faremo e faccio vedere. Questo è semplicissimo. Nel mio caso, mi sono allungata per. 20 centimetri pari a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 giri mantenendo le 160 catenelle e il diciassettesimo giro ho messo su gli aumenti per dividere per 14 che servono per il mio motivo del bordo. Allora, per farvi capire, io avevo 160 catenelle, però non erano divisibili per 14, me ne servivano 168, quindi nel diciassettesimo giro io ho fatto qua e là degli aumenti, ho fatto 8 aumenti distribuiti regolarmente in modo omogeneo e ho raggiunto il, il mio numero di catenelle che mi serviva per dividere per 14. Adesso andiamo a iniziare il tutorial, spero di essere stata chiara nella prima parte. Buona visione! Per lavorare il campione iniziale della maglia Carmen sto utilizzando un altro colore, ma il cotone è lo stesso cotone, è il mille fili che ho usato nella blusa Rinascimento, ma era rimasto un pochettino e per farvi vedere l'inizio usiamo questo, poi andremo a lavorare direttamente sulla maglia. Ho fatto una, una catenella solo, solamente di 64 maglie. Solo per farvi un campione per farvi vedere i primi giri? 64, comunque, per farvi capire che è divisibile per 2, da 30 32, no la metà, e qui quindi ci siamo, facciamo finto che facciamo un maglioncino, una bambola. Allora eh, mettiamo tutta la, la catenella bella diritta, tenendo l'ultima maglia qua sull'uncinetto, e andiamo a chiudere il cerchio. La nostra catenella con una mezza maglia bassa. Allora, i primi abbiamo detto che avevamo fatto eh, 17 giri, però 16 giri eh, normali e andremo a fare degli aumenti nel 17 giro. Quindi, adesso, noi andiamo a fare 16 giri come segue: tutti i primi giri ci alziamo con. 3 catenelle 4 catenelle scusate perché andiamo a fare le 3 catenelle sarebbero sostitutive di una maglia alta normale. Ma noi andiamo a lavorare di giri di maglie alte allungate. Quindi facciamo un'altra catenella. Quindi le 4 catenelle servono per fare o una maglia alta doppia o una maglia alta allungata. Quindi la prima è questa sostituita dalla catenella. Carico il filo entro nella catenella seguente. Vi faccio vedere ora com'è il punto alto allungato. Una volta che ho estratto la prima asola, vado a chiudere con un gettato solo questa prima asolina e poi chiudo come un normale, una normale maglia alta, quindi verranno fatte tre chiusure invece di due, che sono le chiusure che servono per una maglia alta normale. Quindi vi faccio rivedere, carico il filo, entro nella maglia seguente, esco con una asolina e la chiudo subito questa piccolina, e poi chiudo le altre due, una, gettato e due. Faccio Rivedere carico il filo, entro nella maglia seguente. Chiudo la solina subito piccolina e chiudo le altre due una e due. Ecco, questa è la maglia alta allungata. Eh, a me piace molto perché riempie bene. Vedete come riempie bene il lavoro e permette di, magari, di raggiungere la lunghezza desiderata con qualche giro in meno. Quindi andiamo avanti per tutta la nostra catenella facendo una maglia alta allungata in ogni catenella quindi avevo 64 catenelle 64 maglie alte allungate ci troviamo alla fine del giro sono alla fine del primo giro di maglie alte allungate ho fatto l'ultima mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella quarta 1 2 3 4 nella quarta Catenella che sostituiva la prima maglia alta allungata. La chiusura è in questo modo, ora vi faccio vedere ad iniziare di nuovo il giro, che è uguale, comunque, mi alzo con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta allungata, carico il filo e comincio a lavorare, maglia alta allungata sopra maglia alta allungata sottostante una. Per ogni maglia sottostante quindi sono 16 giri. Usando il mio stesso cotone e il mio stesso uncinetto. 16 giri. Vedete, lavorati tutti in questo modo: chiudendo poi a fine del giro, con una mezza maglia bassa qui nella quarta catenella di inizio giro. E quindi mi andrete a fare questi 16 giri tutti uguali su un numero di catenelle che avete calcolato divisibile per 2 e che è sufficiente per la vostra circonferenza maggiore. Allora questa maglia che io sto facendo praticamente arriva in, al punto vita. Dal punto vita in giù andrà fatto questo bordo che è un pochettino svasato. Per chi volesse allungare la maglia oppure fare anche un vestitino, io consiglio di allungarsi proprio su questa parte in maglia alta e cambiare uncinetto in modo di allargare eh, automaticamente la misura per accarezzare i vostri fianchi. Ora vi faccio vedere anche un'altra cosa quando sarete al diciassettesimo giro. Faccio l'esempio: io ho fatto una catenella di 64 maglie apposita proprio apposta per farvi capire il meccanismo. Innanzitutto, divisibile comunque per 2: 64 diviso 2, 32 è un campione. Logicamente, non rappresenta la mia misura. Perché? Perché per dividere per 14 mi servivano 70 maglie, quindi cosa faccio io ne ho 64 nel diciassettesimo giro vado a fare 6 aumenti per arrivare a 70. Come faccio a fare gli aumenti? Semplicissimo, Questi, queste 6 maglie le vado a aumentare omogeneamente sulla mia circonferenza, facendo una cosa semplicissima, e rientrando nello stesso punto facendo due maglie alte allungate nello stesso punto di base. Qui c'è già un aumento e eh, il prossimo farò, tipo qui, insomma, in modo che vengano distribuiti gli aumenti omogeneamente. Quindi, 16 giri di maglie alte allungate, dentro il 7° si fanno gli aumenti per arrivare a un numero di maglie divisibile per 14. E raggiunte appunto i centimetri che voi desiderate nel mio caso sono 20 20 centimetri lo dico perché potreste anche usare un altro materiale potreste avere una mano diversa dalla mia più larga più stretta e magari vi servono dei giri in più per arrivare alla lunghezza che ehm, che voi desiderate bene adesso io eh, prendo in mano il lavoro originale già i 17, I 17 giri già con gli aumenti che mi servono per dividere per 14, che è il multiplo che mi serve per fare il bordo che verrà fatto sul fondo della maglia. Poi riprenderemo la parte sopra. Bene, ecco qua il pannello: sono 17 giri. Nel diciassettesimo giro ho aumentato di 8 punti perché 160 non era divisibile per 14 ma lo, so, lo è 168 e ora partiamo con il nostro motivo del bordo in fondo della maglia iniziamo il nostro bordo mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta 2 e 3 carico il filo entro nella maglia seguente sottostante faccio una maglia alta ora lavoriamo su maglie alte normali Carico il filo, terza maglia alta sulla maglia seguente. Quindi la prima è sostituita dalle 3 catenelle, 3 in tutto una dopo l'altra. 5 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2, 3 maglie di base, nella quarta vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 carico il filo salto 1 2 3 maglie di base nella quarta vado a fare una maglia alta carico il filo maglia alta nella maglia seguente carico il filo, maglia alta nella maglia seguente. 3 maglie alte. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, nella prossima maglia alta. Carico il filo, maglia alta nella maglia sottostante seguente. Carico il filo, maglia alta nella maglia alta sottostante seguente. 5 catenelle, una 2, 3, 4 e 5 e stiamo già ripetendo il motivo. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Carico il filo. Salto 3 maglie di base, una, due, tre nella quarta maglia alta. Una, un'altra maglia alta nella maglia seguente, sottostante, e un'altra ancora. 3. Una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, faccio altre 3 maglie alte, una dietro l'altra, una su ogni maglia alta sottostante. 2 e tre, e di nuovo parto con le cinque catenelle. Una, due, tre, quattro e cinque. Salto tre maglie di base, una, due, tre nella quarta maglia bassa. Cinque catenelle una 2 3 4 e 5 carico il filo salto 3 maglie di base nella quarta maglia alta e così via questo è il primo giro del bordo ripetete questo motivo per tutto il giro ci troviamo qui alla fine del giro sono la fine del primo giro del bordo della maglia vi rimane una catenella e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta con una mezza maglia bassa secondo giro del bordo mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carico il filo vado a fare una maglia alta su ogni maglia alta di questo di questo gruppetto di 3 e qui la terza catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Qui abbiamo due archetti grandi di 5 catenelle, vado a fare una maglia bassa nel primo arco che incontro. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, maglia bassa nell'arco grande sottostante successivo. 3 catenelle di separazione. 2 e 3 carico il filo vado a fare le 3 maglie alte sul primo gruppetto di 3 maglie alte sottostanti una per ogni maglia una 2 e 3 2 catenelle di separazione Primo sotto era una, ora ne facciamo due. Carico il filo, vado a fare ancora le tre maglie alte sul gruppetto di tre maglie alte sottostanti seguenti: una per ogni maglia. 2 e 3. E ripetiamo Scusate. Ripetiamo il eh, motivo. Quindi 3 catenelle di separazione, 2 e 3, maglia bassa nell'arco grande sottostante, il primo, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle di separazione. Ripetiamo la lavorazione delle 3 maglie alte sulle 3 maglie alte seguenti. Una, due, 3 due catenelle. 3 maglie alte sul secondo gruppetto di 3 maglie alte sottostanti. Una. 2 e 3 e ricominciamo con gli archetti di 3 catenelle. Questo è il secondo giro del motivo traforato. Ci troviamo poi alla fine del giro, per chiudere, siamo alla fine del giro carico il filo. Faccio le ultime l'ultimo gruppetto di, di 3 maglie alte. Le 2 catenelle 1 e 2, e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Terzo giro del bordo, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Faccio le altre due maglie alte il gruppo di 3, una su ogni alta sottostante 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 salto il primo arco vado nel secondo quello centrale faccio una maglia bassa 5 catenelle 2 3 4 e 5 carico il filo salto l'archetto Vado sul gruppetto di maglie alte e faccio le tre maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante una due e tre. cinque catenelle: una, due, tre, quattro e cinque, carico il filo. Salto le due catenelle, vado sul gruppetto seguente di maglie alte e faccio 3 maglie alte, una su ogni maglia sottostante, 2, 3. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto il primo archetto di 3 catenelle, vado nel secondo e faccio una maglia bassa 5 catenelle: 1, 2, 3, 4 e 5. Salto l'archetto di 2 catenelle, vado sul gruppo di maglie alte e faccio 3 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante: 1, 2. 3 5 catenelle 1 2 3 4 5 altro gruppetto salto le due catenelle vado sul gruppetto secondo di maglie delle tre maglie alte sottostanti faccio una maglia alta su ogni maglia alta 1 2 E 3 e ricomincio con le 5 catenelle e vado avanti fino alla fine del giro. Ci troviamo alla fine del giro. Sono la fine del terzo giro del bordo. Faccio le 5 catenelle: 1, 2, 3 4 5? Mi chiudo nella terza catenella. Che sostituiva la prima maglia alta del giro. Partiamo col quarto giro, mi alzo con le 3 catenelle solite che sostituiscono la prima maglia alta e faccio sempre il mio gruppetto di 3 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante 2 3. 2 catenelle, una e due. Vado a fare una maglia bassa nel primo arco grande sottostante. 2 catenelle, 1 e 2 maglia bassa nell'altro arco grande sottostante. E due catenelle. Vado a stringere il motivo per poi allargarmi dall'altra parte. Carico il filo, faccio il mio gruppetto di maglie alte, le tre maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti una per ogni maglia alta adesso andiamo ad aprire in questo punto quindi faccio 3 catenelle 2 3 carico il filo avevo 5 catenelle vado nella terza che è quella centrale e faccio una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base 3 catenelle di separazione 2 e 3 carico il filo faccio il mio solito gruppetto di maglie alte 3 maglie alte una su ogni maglia alta sottostante questi gruppetti mi servono per delineare il motivo aperlo e chiuderlo 2 catenelle di separazione maglia bassa nel primo arco grande sottostante, 2 catenelle di separazione, maglia bassa nell'altro arco, scusate a volte dico maglia alta, appunto di maglia bassa, può capitare. Allora, 2 catenelle ancora, carico il filo, arrivo a fare le mie 3 maglie alte sulle maglie alte sottostanti una per ogni maglia 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 carico il filo entro nella terza delle 5 della catenella sottostante faccio una maglia alta 3 catenelle una maglia alta nello stesso punto di base 3 catenelle 1 2 3 ritorno sul mio gruppetto di tre maglie alte faccio le tre maglie alte una due e 3. Ecco, questo è il quarto giro lavorate tutti con questa sequenza ci troviamo alla fine per proseguire siamo alla fine del quarto giro del bordo del fondo della maglia faccio le 3 catenelle. Carico il filo, entro nella terza catenella del giro, sottostante. Faccio una maglia alta 3 catenelle, 3, e una maglia alta nello stesso punto di base. catenelle di separazione 1 2 3 mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro quinto giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e vado a fare sempre il mio gruppetto di 3 un attimo che Ecco qui di tre maglie alte sulle tre maglie alte sottostanti, una per ogni maglia alta 3 catenelle: una, due, e tre. Qui avevamo tre archetti di due catenelle. Entriamo in quello centrale e facciamo una maglia bassa il secondo, quindi. 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 carico il filo vado a fare le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti 1 per ogni maglia alta 2 e 3 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 Saltiamo il primo archetto, andiamo nel punto V e facciamo, carichiamo il filo, facciamo sette maglie alte: una. Due. Tre. Quattro. Cinque. 6 7 maglie alte dentro al punto v 3 catenelle di separazione. 1 2 e 3. Carico il filo, vado sulle 3 maglie alte sottostanti, e faccio 3 maglie alte, una per ogni maglia alta 2. 3. 3 catenelle di separazione 1 2 3 vado nel nell'archetto centrale delle tre di 2 catenelle e faccio una maglia bassa 3 catenelle di separazione carico il filo 3 maglie alte sulle 3 maglie alte Sottostanti una per ogni maglia. 23. E ora andiamo a ripetere il motivo delle sette maglie alte nel punto V. Quindi da qui 3 catenelle di separazione. Una, due, tre. Carico il filo, vado direttamente nel punto V e faccio le sette maglie alte: una, due, tre, quattro, cinque, sei, e sette. catenelle di separazione 1 2 3 e vado avanti eseguendo lo stesso motivo fino alla fine del, del quinto giro ci troviamo alla fine del giro sono alla fine del quinto giro faccio le ultime 3 catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro Giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, vado a fare il mio gruppettino di 3 maglie alte sulle 3 maglie alte sottostanti. Una per ogni maglia, 3 maglie alte, una catenella. Qui vado direttamente, salto questi due archetti vado direttamente sull'altro gruppetto quindi carico il filo e vado sull'altro gruppetto di tre maglie alte e faccio tre maglie alte una su ogni maglia alta sottostante 2 e facciamo 2. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico il filo, salto il primo arco, ora vado a lavorare su questo ventaglietto di 7 maglie alte nel giro precedente e vado a fare una, la prima maglia alta sulla prima maglia alta del ventaglietto. 2 catenelle di separazione, carico il filo, seconda maglia alta nella seconda maglia alta sottostante del ventaglietto. Catenelle, carico il filo. Terza maglia alta sulla terza maglia alta sottostante. 2 catenelle e vado a fare in questo modo tutto il ventaglietto facendo una maglia alta sulla maglia alta. 2 catenelle e quindi lavorando le 7 maglie alte con le 2 catenelle di separazione. Quindi andiamo avanti, una maglia alta su, sulla maglia alta sottostante. 2 catenelle, 1, 2, maglia alta su una maglia alta sottostante, 2 catenelle, maglia alta su una maglia alta sottostante, 2 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ultima, la settima, solo l'ultima, maglia alta del ventagliere. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Vado a lavorare le mie maglie alte, salto questo archetto e vado a lavorare le 3 maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante, 1, 2 e 3. catenella di separazione salto i due archetti vado direttamente sull'altro gruppo di maglie alte e lavoro le maglie alte quindi sono andata a chiudere questo motivo 2 e 3 3 catenelle di separazione e vado a lavorare ancora lo stesso motivo che ho già lavorato qui sul ventaglietto seguente quindi carico il filo salto questo archetto vado volontariamente a lavorare le maglie alte separate da due catenelle su tutto l'archetto maglia alta su maglia alta sottostante e due catenelle di separazione Ecco questo è il sesto il sesto giro, lavoriamo tutto in questo modo, ci troviamo alla fine del giro, vedete com'è bello, viene una bella lavorazione. Siamo alla fine del sesto giro. Ora facciamo le ultime 3 catenelle. Una, due e tre catenelle, 1 2 e 3 e ci chiudiamo la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro siamo arrivati all'ultimo giro il settimo giro è il giro quello che finisce il bordo del fondo della maglia allora ci alziamo con due catenelle ora andiamo a fare quattro maglie alte chiusi insieme andiamo a fare la prima l'abbiamo fatta di catenelle la seconda andiamo a farla nella seconda maglia alta sottostante e chiudiamo metà carico il filo salto le due centrali dei due gruppi vado nella penultima del secondo gruppo e chiudo metà carico il filo ultima maglia alta e chiudo metà chiudo tutto insieme quindi erano tre del primo gruppo 3 del secondo gruppo le due centrali non le ho lavorate ho lavorato le due esterne del primo gruppo le due esterne del secondo gruppo e le ho chiuse insieme 4 catenelle di separazione 1 2 3 e 4 Saltiamo l'archetto, andiamo a lavorare sul ventaglio, carichiamo due volte il filo, entriamo nelle prime due catenelle che ci sono tra una maglia alta e l'altra sottostante del ventaglietto e vado a fare 3 maglie alte doppie chiuse insieme. Questa è la seconda carico due volte il filo entro nell'archetto chiudo una chiudo due poi li chiudo tutto insieme questo eh, petalo lo andiamo a fare in ogni di questi archetti creati nel giro precedente e tra un petalo e l'altro andiamo a fare 1 2 3 4 5 6 entro nella seconda catenella contando dalla prima faccio una maglia bassa e ho creato il mio pippiolino 2 catenelle carico due volte il filo vado nel secondo spazio e faccio le tre maglie alte doppie chiuse metà chiudo 1 chiudo 2 carico due volte il filo entro nello spazio chiudo 1 Chiudo 2 carico due volte il filo. entro nello spazio chiudo 1, chiudo 2 e chiudo tutto, e di nuovo vado a fare 3 catenelle due eh, catenelle più 4 del pipiolino quindi conto fino a 6 3, 3 4 5 6 entro nella seconda contando dalla prima faccio una maglia bassa 2 catenelle di separazione e vado a fare questa lavorazione su tutto il ventaglio vedete che ho lavorato tutto il ventaglio da qui faccio le 4 catenelle 1 2 3 e 4 e vado a chiudere insieme con delle maglie basse eh, maglie alte così insieme come ho chiuso prima, entrando nella, nelle prime due del primo gruppo di tre maglie alte sottostanti, chiudo uno, nella seconda chiudo due, salto le due centrali e vado alle due laterali dell'altro gruppetto, chiudo tre e chiudo quattro e chiudo insieme. catenelle di separazione 1 2 3 e 4 e torno a lavorare il mio motivo direttamente sul ventaglio facendo punto i miei petali fatti con 3 maglie alte doppie chiuse insieme e le mie catenelle col pippiolino tra un petalo e l'altro faccio vedere come vi risulta il bordino finito guardate che come è bello mi fate tutto questo giro l'ultimo giro tutto intorno questo è il fondo della maglia quando arrivate qui alla fine del giro mi chiudete con una mezza maglia bassa qui prendendo tutte e quattro le maglie insieme ci vediamo più tardi che continueremo per la parte superiore della maglia ecco qui ragazzi la maglia con il bordo finito eh, una volta che abbiamo finito questo bordo nasconderemo logicamente le codine ci riattaccheremo dall'altra parte del nostro triangolo io sono già salita facendo vedete mi sono attaccata dall'altra parte facendo questo pannello che adesso vi vado un po' a spiegare che eh, praticamente sale sale tipo all'americana quindi io sono andata ad attaccarmi mh, qui dall'altra parte ho messo prima due marcatori sulla metà esatta quindi io avevo 160 catenelle d'inizio ho fatto un marca punti tra una maglia e l'altra vedete in mezzo e da qui prima ho contato 80 maglie alte e ho messo l'altro marca punti non sto parlando di questo sto parlando di, di questo qui nell'angolo all'ottantesima tra l'ottantesima e l'ottantunesima in mezzo poi sono andata a calcolare un pezzettino per lo scalfo quindi da, da questo marca punti tra l'ottantesima e l'ottantunesima sono tornati indietro di quattro punti e ho messo il marca punti tra la quarta e la quinta maglia alta e lo stesso ho fatto da questa parte ho contato quattro maglie e ho messo un marca punti tra la quarta e la quinta. Quello che è rimasto in centro di questi marcapunti, dei secondi inseriti, è quello che mi servirà per salire, per fare la parte che sale all'americana. Dietro faremo la stessa cosa. Adesso io ho fatto una parte, faremo insieme l'altra la, parte. Sono esattamente uguali, una volta che avete visto una parte, farete e la lavorazione uguale per tutte e due le parti: un davanti e un dietro. Allora, ragazzi, ricapitolando, io ho eh, contato appunto le mie maglie, la mia catenella d'inizio, le mie maglie alte e avevo 160 maglie. Quando vi ho detto che dovevate fare una catenella che rispecchiava le vostre misure ma che doveva essere divisibile per due, appunto, e ora ci siamo arrivati. Quindi dividete le vostre catenelle per due esattamente. Nel mio caso ho 80 e 80. Quindi ho messo il marcapunti, un marcapunti, il primo qui dove avevo il, il filo d'inizio della catenella tra una maglia alta e l'altra. E da qui ho contato. 80 maglie che, so, che rappresentano la mia metà e sono andata a mettere il mio marcapunti tra l'ottantesima e l'ottantunesima. E abbiamo la metà del nostro lavoro. Vedete, io una parte l'ho già lavorata, faremo insieme l'altra parte, che sono esattamente uguali, vanno lavorate nello stesso modo. Ora, cosa faccio? Da questo marcapunti, che è quello che io ho alla mia destra, vado verso sinistra e conto. 4 maglie alte, una, una, due, tre e quattro. Tra la quarta e la quinta, vado a mettere il mio marca punti. Ora vado dall'altra parte, sulla mia sinistra. Al marca punti sulla mia sinistra e vado verso il centro, verso destra e conto quattro maglie alte. 1 2 3 e 4. Tra la 4, la quarta e la quinta, in mezzo vado a mettere il mio marcapunti. Questo spazio, appunto, che abbiamo in centro rappresenta la parte che io devo adesso andare a lavorare per fare questo pannello un po' all'americana prendo l'uncinetto numero 3 ho già fatto il nodo di inizio qui ho il diritto del lavoro vado sul mio bordo e entro nella prima catenella dopo il marcapunti cioè andando verso sul centro cominciamo subito facendo due maglie chiuse insieme cioè subito la diminuzione quindi adesso andiamo a lavorare delle maglie alte normali semplici non allungate semplici la prima chiudo con una maglia bassa per agganciarmi bene faccio una catenella carico il filo e dentro nella seconda catenella chiudo a metà e chiudo insieme Ora vado a lavorare tutte le maglie alte seguenti. Una su ogni catenella di inizio e arrivo. Fino alle ultime due, le ultime due le andremo a lavorare chiuse insieme. Di andare avanti, vi spiego che eh, gli otto punti che vengono lasciati non lavorati sotto scella, cioè 4 dal centro verso davanti, 4 dal centro verso dietro. otto maglie. Diciamo che eh, sono sufficienti per qualsiasi taglia. Mentre ora noi andremo ad allungarci su questo pannello per 12 giri, vi farò vedere appunto la diminuzione. Però, Logicamente, se avete un, una taglia più grande, un braccio un po' magari un po' più robusto, vi consiglio di proseguire sempre lavorando con, ehm, con la diminuzione laterale di proseguire altri due o tre giri. Anche perché, comunque, se avete una taglia più grande, vi ritroverete sulla circonferenza, appunto, sotto ascella una, un numero maggiore di maglie alte, quindi ci sarà da diminuire di qualche maglia in più l'aumento si ottiene proseguendo questa lavorazione appunto che stiamo facendo adesso di salire diminuendo parte l'altra eh, sui lati di questo pannello naturalmente adesso andiamo a lavorare in giri di andata e ritorno per questa taglia chi vuole seguire il tutorial alla lettera sono 12 giri però insomma, date una, una provatina e eh, però tenendo presente che questo giro non è un giro che sale fino sulla spalla, ma è alla carne, Quindi ehm, è, è più ridotto rispetto a un giro classico. Che eh, appunto ehm, eh, deve ehm, girare intorno a tutto il braccio. Quindi adesso andiamo avanti, questo è il primo giro e andiamo avanti fino alle ultime due maglie perché le lavoreremo e farò vedere che andranno lavorate e chiuse insieme. L'aumento appunto viene fatto parte l'altra del pannello. Sono alla fine eh, del giro, vedete qua ci sono le ultime due maglie, vado a chiuderle insieme, quindi chiudo metà la prima, chiudo a metà la seconda e il primo giro con due i due i eh, due le due diminuzioni laterali è stato fatto. Ora giriamo il lavoro lavoriamo in giri di andata e ritorno l'aumento va fatto su tutti scusate scusatemi la diminuzione va fatta su tutti i giri allora quindi anche adesso andiamo a fare la diminuzione per fare la diminuzione mi alzo con due catenelle che rappresentano una mezza maglia alta cioè una maglia alta chiusa insomma perché poi viene chiusa insieme ecco una cosa che vi voglio spiegare perché eh, spesso porta in confusione quando andate a diminuire già sulla diminuzione le prime due maglie alte che sembrerebbero due perché non si vede bene che sono chiuse insieme rappresentano una quindi la seconda che vi serve per chiudere insieme fa la diminuzione dovete ad occhio vi sembra che sia la terza Invece, perché vedete una e due che sono chiusi insieme, invece è la seconda, e quindi a volte questo porta ad uno sbaglio. Quindi chiudere insieme in su tutti i giri vuol dire anche fare attenzione. Perché le prime due che sembrano due, invece sono due chiuse insieme, rappresentano una maglia del giro seguente. E quindi ripartiamo con la nostra lavorazione semplice maglia alta una maglia alta su ogni maglia alta sottostante quando arriviamo alla fine del giro facciamo un'altra diminuzione non so credo di aver fatto un errore di registrazione se ho detto aumento qualche volta adesso facendo questo pannello a volte ci si confonde sto facendo delle diminuzioni perché appunto vado su diminuendo il mio pannello verso lo scollo verso la parte dove appunto verrà collocato il bellissimo volante che andremo a fare che è la caratteristica principale di questa maglia ecco andiamo avanti fino quasi alla fine di questo giro ecco sono alla fine del secondo giro Vedete, vi faccio vedere ancora una volta. Vedete, qua vedete come se vedete tre maglie: una, due, tre. Invece una è questa, la prima che chiuderete a metà carico il filo. L'ultima, che sembrano due maglie, invece è quella che abbiamo diminuito, che abbiamo chiuso insieme due insieme nel giro precedente. Quindi entriamo in questa qui, chiudiamo a metà la seconda, e qui c'è l'altra diminuzione. Ecco qua e quindi rigiriamo il lavoro e ripetiamo ancora la stessa cosa, quindi ci alziamo con due catenelle, chiudiamo eh, insieme le prime due e le ultime due. Quindi eseguiamo 12 giri in questo modo complessivi diminuendo parte l'altra, tutti i giri, un, una, dimin una diminuzione a destra, una diminuzione a sinistra, su tutti i giri. Quando avete terminato vi faccio vedere il pannello già terminato che ho fatto prima è questo vedete c'è il pannello Mi, eh, tagliate il filo nascondete la codine e poi ci troviamo qua faremo un um, un piccolo contorno qui questo giro, sottoscella di rifinitura e poi cominceremo a fare il volante. ecco qua, ho finito le due parti del davanti e del dietro. Dopodiché, cosa ho fatto? Sono andata a calcolare quanti centimetri, quante catenelle mi servivano. Parte l'altra di qui e di qui arrivare a far sì che questa maglia scendesse dalle spalle e si appoggiasse dove a me andava bene cioè una misura che non fosse né troppo stretta neanche che scendesse troppo dalle spalle in modo che mi cadesse la maglia e qui infatti da questa parte ho già fatto la lavorazione andranno fatte su tutti e due i lati due lavorazioni appunto come adesso vi farò vedere una l'ho già fatta in modo che adesso vi spiego bene l'altra che eh, viene fuori perfetta infatti vedete ho fatto una finitura che non tira e non è neanche troppo morbida una finitura lineare dal sottoscella e sono partita appunto facendo prima la catenella e poi dalla catenella ho fatto il giro tutto intorno e mi sono fermata qua mm. Mantenendo la mia stessa taglia e la mia stessa, il mio stesso tutorial, la lettera io ho fatto 29 catenelle e adesso eh, andremo a fare dall'altra parte lo stesso, la stessa lavorazione. Io, questo non posso sapere in base alle vostre spalle, in base alla vostra mano, come in base al, alla, al materiale filato che state utilizzando. Quante catenelle ognuno ha la sua misura di spalla se volete provare a fare uguale? alla mia, eh, sono 29 catenelle quindi adesso. Io prendo faccio il mio nodo di in inizio naturalmente. Ho fatto farò la stessa lavorazione da tutte e due le parti. Quindi mi attaccherò qui, mi sono già attaccata prima. Questo è il diritto del lavoro. Mi attacco esattamente nell'angolo qui sull'ultima maglia che ho lavorato. Mi collego con una mezza maglia bassa. E da qui comincio a lavorare le 29 catenelle. Una. 2 3 4 5 27 28 e 29. Ora cosa faccio? Prendo l'altro lato, ma non in questo senso sul rovescio, lo giro dalla parte anche questa del dritto. E la collego all'altro angolino vedete qui c'è la maglia chiusa insieme della diminuzione e la collego anche qui con una mezza maglia bassa all'altro lato vedete, ora cosa vado a fare sono sul dritto del lavoro da qui vado direttamente a fare il mio giro intorno al giro manica Rifinendo con delle maglie basse, quindi in ogni giro che abbiamo fatto qui, in ogni, in ogni giro sono 12 giri. No, entriamo in ogni giro nella prima maglia e facciamo due maglie basse una e due tenendo morbido, non stringendo. Altrimenti risulta il giro troppo tirato, e da qui passo nell'altro giro, vedete qua: l'altro giro e faccio altre due maglie basse, quindi sono 12 giri e sono 24 maglie basse in totale, due per ogni per ogni giro. Quindi arrivo fino alla fine di questi 12 giri. Ci stiamo avvicinando al sottoscella c'è un altro giro e qui c'è l'ultimo giro andiamo a fare le ultime due e siamo al sottoscella se vi ricordate la sottoscella avevamo lasciato liberi otto maglie senza lavorarle quindi andiamo a fare su ogni di queste otto una maglia bassa una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E da qui ricominciamo tornando indietro girando intorno al giro manica quindi nel primo giro abbiamo fatto dei 12 entriamo e facciamo due maglie basse e facciamo due maglie basse sui restanti giri fino ad arrivare a dove ci siamo attaccati con la catenella ecco siamo quasi arrivati alla fine facciamo gli ultimi due nell'undicesimo giro, gli ultimi due nel dodicesimo giro. Maglie basse, mi tendo. Ecco, qua siamo arrivati a dove abbiamo vedete attaccato la catenella, entriamo direttamente in questa catenella, la prima e chiudiamo con una mezza maglia bassa. Adesso vi mi, vi spiego un po ehm, il volante siamo arrivati a, alla costruzione del volante allora il volante il punto traforato del volante viene costruito su un multiplo di 14 maglie per chi sta seguendo la lettera il tutorial sono già stati calcolati le catenelle che servivano appunto eh, lavorare il multiplo di 14 in caso voi avete un'altra taglia dovete andare a contare tutte le maglie alte che avete sulle due parti della maglia più le catenelle dovete fare il totale e eh, vedere se vi mancano dei punti per arrivare a un multiplo di 14 se vi, mancano dei punti andremo a fare gli aumenti: cioè, chi deve fare gli aumenti, li andrà a fare sulle due catenelle delle spalle, semplicemente eh, facendo due punti. Due in questo senso adesso andiamo a fare delle maglie alte quindi andrà a fare due maglie alte ogni tanto, in, in una catenella. Al posto di farne una, e ci sarà un aumento fino ad arrivare al, appunto a un numero divisibile per 14. Mai calare perché stiamo facendo volant, quindi deve, dobbiamo andare in larghezza, in svasatura, ma eh, se per esempio vi faccio un esempio, per arrivare a, a dividere mh, un multiplo di 14 vi mancano 7, aggiungetene 7, non andate a togliere 7. Perché altrimenti mh, vi ritrovate con un volant che non è un volant? <ride> Quindi io adesso ehm, proseguo senza aumenti perché sono già stati calcolati e mi andavano bene queste catenelle qua. Quindi cosa facciamo? Siamo sulla prima mh, catenella, mi alzo con 3 catenelle. Carico il filo e vado a fare una maglia alta una semplice maglia alta in ogni di queste 29 catenelle del, eh, della spalla, quindi la prima era sostituita da, da una maglia, da una, da una catenella. Quindi siamo a 3, 4 5 chi deve aumentare per arrivare al multiplo di 14, non c'è altro che fare di rientrare dove vogliamo fare gli aumenti, per rientrare una seconda volta nella stessa catenella, adesso io non ho bisogno di aumenti, quindi la tolgo e proseguo sulla mia spalla. Ecco, ho lavorato le 29 maglie alte sulla spalla. Ora vi faccio vedere cosa vado a fare. Allora, adesso andremo a lavorare il nostro volant avendo la parte del rovescio, questo è il rovescio della maglia verso di me. Quindi dalla spallina andiamo a lavorare col rovescio verso di noi. Perché? Facciamo questo punto, carichiamo il filo e adesso andiamo a lavorare le maglie centrali. Qui c'era l'ultima maglia bassa, quindi dobbiamo entrare in questo punto perché era stato contato nel multiplo e facciamo una maglia. Sull'ultima maglia bassa che abbiamo fatto lateralmente andiamo a fare una maglia alta. Poi adesso ehm, le maglie che ci sono appunto qui, le maglie alte del corpino. Questo vi ripeto, il rovescio eh, perché è molto importante questa fase. Cosa andiamo a fare? Carichiamo il filo, le andiamo a lavorare in costa dietro, maglie alte prese dietro entrando così. rilievo in costa dietro come volete chiamarle e la vogliamo lavorare queste maglie alte in costa dietro vedete è semplice è una maglia alta normale solo che invece di entrare davanti prendete prendete la maglia da da dietro e la abbracciate e fate una una maglia alta normale fate tutte queste maglie del corpetto in questo modo adesso vi faccio anche vedere perché noi adesso andremo a lavorare appunto tutto il volante pensando che stiamo lavorando un volante su sul, sul sul rovescio ma invece cosa succederà che quando avremo finito il volante qui c'è il rovescio con questo rilievo lui si girerà automaticamente quindi quando noi andremo sul diritto della maglia ci troveremo con la lavorazione vedete del volant sul diritto e, e questo faciliterà il volante di stare eh, dalla parte giusta poi andremo a finire qui comunque vi farò vedere dopo quindi noi andremo avanti con la lavorazione avendo il nostro dritto del volante sul rovescio della maglia quindi adesso mi andate a lavorare fino qua vicino, vicino all'altro all'altra spallina ecco ho lavorato tutta la mia linea di maglie alte in costa dietro sono qua sull'angolino carico il filo e faccio nella qui sulla maglia bassa l'ultima maglia bassa una maglia alta normale non in costa dietro e poi proseguo ancora sulla mia spallina con le 29 maglie alte lavorate normalmente di una se dovete fare degli aumenti per aggiustare il numero multiplo di 14 del punto traforato che andremo a fare le andate a fare sulle due spalline quindi su questa e su quella che abbiamo già lavorato distribuendo uniformemente i gli aumenti quindi lavoriamo queste 29 maglie alte poi se questo giro vi risulterà questo contorno della delle spalle vi risulterà un po' grande, non preoccupatevi perché nell'ultimo giro di finitura, quando andremo a riprendere il bordo per finirlo, si potrà tranquillamente stringere eh, meglio che sia largo piuttosto che sia stretto perché se è stretto è stretto, se è largo si può riprendere qualche centimetro. Nel, nel giro, nel proprio nell'ultimissimo giro di finitura che faremo e quindi non preoccupatevi. Ecco fatto le altre 29 maglie sulla spallina. Riprendo il lavoro dal dentro sul rovescio. Qui c'è il rovescio del mio corpino faccio una maglia alta qui nella maglia bassa nella maglia bassa che abbiamo lavorato lateralmente e ricomincio a fare le mie maglie alte prese da dietro in costa dietro e faccio tutte queste per parte che può essere davanti e dietro perché sono uguali e mi lavoro quindi ancora le maglie in costa dietro fino ad arrivare alla fine effettiva del giro ecco sono arrivata alla fine ora vedete qua c'è la, la la spallina il primo pezzo che abbiamo fatto eh, facciamo in modo che sia diritta faccio l'ultima maglia alta non presa dietro ma normale sulla maglia bassa la prima maglia bassa che abbiamo lavorato e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro ecco qua adesso partiremo con il bordo traforato E lavoreremo in tondo guardando il rovescio del lavoro questo è il rovescio una volta che sarà finito il volante verrà girato sulla parte rimarrà la parte dritta sul dritto bene cominciamo il nostro volante bene iniziamo allora il nostro bordo sono sul rovescio del lavoro sto lavorando Tondo vedete qua c'è l'interno, dovete tenere il lavoro in modo che avete l'interno in questo modo. Ho chiuso con la mezza maglia bassa. Ora mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e altre 3 catenelle, quindi sei in tutto. Carico il filo, rientro nella stessa maglia e vado a fare un punto V, quindi faccio una maglia alta 3 catenelle di separazione 1 2 e 3, carico il filo, salto 2 maglie di base, entro nella terza e faccio 2 maglie alte nello stesso punto di base 1 e 2. 2 catenelle, carico il filo, vado nella maglia seguente e faccio altre due maglie alte nello stesso punto di base, una e due. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto due maglie di base, nella terza vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, una maglia bassa nello stesso punto di base, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, salto 2 maglie di base, 1 e 2, nella terza vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base, 1 e 2. 2 catenelle di separazione carico il filo nella maglia seguente vado a fare due maglie alte nello stesso punto di base una e 2 3 catenelle di separazione 1 2 3 carico il filo salto 2 maglie di base nella terza vado a fare una maglia alta 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta nello stesso punto di base. E siamo già, questo rappresenta l'inizio, siamo già qui, quindi riprendiamo con la nostra lavorazione. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Salto 2 maglie di base, carico il filo. Nella terza vado a fare due maglie alte, una 2 maglie alte nello stesso punto di base, 2 catenelle di separazione, carico il filo 2 maglie alte, ne stesso punto di base, nella maglia seguente 3 catenelle di separazione, una, due salto due maglie di base 1 e 2 nella terza vado a fare una maglia bassa 2 catenelle e una maglia bassa nello stesso punto di base 3 catenelle di separazione 1 2 3 carico il filo salto due maglie di base nella terza vado a fare due maglie alte nella stessa maglia di base 1 2 catenelle 2 maglie alte nello stesso punto di base nella maglia seguente quindi carico il filo una una maglia alta la seconda maglia alta nello stesso punto di base 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 carico il filo salto 2 maglie di base nella terza vado a fare il punto v quindi una maglia alta 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base. Questo è il primo giro, lo ripetete fino alla fine. Adesso noi eh, siamo arrivati eh, alla fine de, di, uno, di uno spallino, ci troviamo, vedete, sulla maglia in rilievo dietro, ma continuiamo con la lavorazione distribuendo i motivi come abbiamo fatto fino in questo momento. Ci vediamo qua alla fine del giro. Sono alla fine del primo giro del, del volante, faccio le ultime tre catenelle e mi chiudo nella terza catenella di questo primo punto V con una mezza maglia bassa. Secondo giro del volante, entro dentro al primo, al primo punto V, esco e chiudo una, una maglia bassa. Mi alzo con 2 catenelle, maglia bassa 2 catenelle sono la prima, rappresentano la prima maglia alta. Ora carico il filo. In questo punto, V vado a fare 10 maglie alte contando anche naturalmente. La prima che abbiamo fatto di catenelle quindi 10 complessivamente: 3-4 5. Sei, sette, otto, nove e dieci. Tre catenelle di separazione, una, due e tre. Salto questo archetto, carico il filo, entro tra le due, eh, nelle due catenelle che c'erano nel giro sottostante tra le due. Maglie alte e faccio di nuovo lo stesso motivo quindi faccio 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte nello stesso arco sottostante Catenelle di separazione 1, 2 e 3. Salto questo archetto, vado in quel piccolino di 2 catenelle che c'erano qua dove c'erano le maglie basse. Nel giro sottostante, faccio una maglia bassa 3 catenelle: 1, 2, 3 carico il filo, salto questo archetto, vado nelle due catenelle di questo punto v chiamiamolo doppio così non ci sbagliamo e rifaccio lo stesso motivo quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso archetto di 2 catenelle sottostanti quindi va si va a ripetere lo stesso motivo sottostante nell'archetto di 2 catenelle centrali 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 carico il filo salto questo archetto vado nel punto v piccolo e faccio le 10 maglie alte quindi stiamo già ripetendo il giro il motivo 2 3 4 Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Vedete che abbiamo già ripetuto il motivo, quindi si riparte da qua. Tre catenelle di separazione, una, due. 3 carico il filo salto questo archetto vado nel, nel prossimo quello di due catenelle tra le due maglie alte doppie cioè doppie nel senso due in una catenelle. entro e faccio di nuovo lo stesso motivo l'abbiamo chiamato punto v doppio vero allora rientro e faccio il punto v doppio quindi due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso archetto sottostante 2 3 catenelle di separazione vado salto questo arco vado in questo archetto piccolissimo di, di 2 catenelle dove c'erano le maglie basse sottostanti e faccio una maglia bassa Catenelle di separazione, carico il filo. Salto questo arco. Vado nel punto V e faccio un altro punto, V doppio, 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte nello stesso archetto di 2 catenelle sottostanti. 1 e 2. 3 catenelle di separazione, carico il filo. Salto questo archetto. Vado nel punto V piccolo, nel punto V piccolo, e, e siamo ancora a ripetere di già le 10 maglie alte. Stiamo già ripetendo di nuovo il nostro motivo quindi, mi lavorate tutto il giro in questo modo, ci ritroviamo alla fine del giro per continuare siamo alla fine del secondo giro del volante faccio le ultime 3 catenelle e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del ventaglio del giro terzo giro del volante mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carico il filo entro nella seconda maglia alta sottostante faccio una maglia alta carico il filo terza maglia alta sulla terza maglia alta sottostante carico il filo quarta maglia alta nella maglia alta sottostante carico il filo nella quinta sottostante andiamo a lavorare due maglie alte nello stesso punto di base due maglie alte nella maglia alta seguente nello stesso punto di base e le restanti maglie alte una per ogni maglia sottostante praticamente questo ventaglio era formato da 10 maglie alte nel giro precedente siamo andati a fare due, due aumenti le due centrali la quinta e la sesta e le altre le abbiamo lavorate come si trovavano 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 carico il filo salto questo archetto vado nel punto alto punto doppio, dentro le due catenelle vado a fare il punto alto con doppio quindi due maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto di ballo nello stesso archetto ecco qua. 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 ora andiamo a chiudere questo motivetto quindi qui saltiamo i due archi dove c'era la maglia bassa andiamo direttamente sull'altro punto v e dentro l'altro punto v andiamo a fare un punto v doppio quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Carico il filo, salto l'arco e sono già sul, sul ventaglio, quindi vado a fare la stessa lavorazione che ho fatto qua all'inizio facendo le eh, 12 maglie alte, cioè cinque quattro le prime quattro le lavoriamo una su ogni maglia sottostante, una lo faccio rivedere 2 3 e 4 quelle due centrali andiamo a fare due maglie alte nello stesso punto di base quindi due maglie alte sulla maglia alta sottostante seguente, due maglie alte sulla maglia sottostante seguente. E vado a lavorarmi semplicemente le altre quattro rimanenti: una, due, tre e quattro. catenelle di separazione 1 2 e 3 salto l'arco vado nel punto doppio e lavoro punto doppio quindi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte nello stesso archetto sottostante di 2 catenelle per punto doppio sottostante ecco qua questo è il terzo il giro lo ripetete per tutta la circonferenza del volante ci ritroviamo qui alla fine del giro per proseguire siamo alla fine del terzo giro del volante faccio le ultime 3 catenelle 1 2 3 mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro della, della prima maglia del ventaglio Quarto giro del volante, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo, vado a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante fino a un totale di 5, quindi 3, 4 e 5, una su ogni maglia nella sesta andiamo a lavorare due maglie alte nello stesso punto di base una e due 3 catenelle di separazione una due e tre carico il filo entro nella maglia seguente faccio due maglie alte nello stesso punto di base una e due e proseguo lavorando una maglia alta su ogni maglia alta fino alla fine del ventaglio, quindi 1 2 3 4 e 5 maglie alte. Catenelle di separazione 1, 2, 3, 4 e 5. Salto l'archetto di 3 catenelle, salto il punto V doppio, carico il filo, vado a fare un punto V semplice nella seconda catenella che è quella centrale che c'è tra i due gruppetti. I punti alti v doppi quindi in questa catenella centrale delle tre faccio il punto V semplice quindi una maglia alta adesso vado a fare le 3 catenelle e una maglia alta nello stesso punto di base 5 catenelle 1 2 3 4 5 salto il punto v doppio salto l'arco questo archetto e vado a lavorare sul ventaglio quindi vado a fare la stessa lavorazione che abbiamo appena fatto quindi faccio 5 maglie alte una su ogni maglia alta sottostante del ventaglio 1 2 3 4 e 5 nella sesta vado a fare 2 maglie alte nello stesso punto di base 1 e 2 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 carico il filo ma due maglie alte nella stessa maglia alta sottostante seguente 1 e 2 e mi lavoro semplicemente una su ogni maglia sottostante le altre rimanenti e sono 5 2 3 4 e 5 Catenelle di separazione 1, 2, 3, 4 e 5. Salto l'archetto, salto il punto, V doppio, carico il filo, vado in, questo, in questa catenella, tra i due punti, V doppi nella seconda, delle tre, quella centrale, vado a fare il punto V, quindi una maglia alta La rifacciamo È uscito il filo. Una maglia alta 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. E sono di nuovo saltando il punto doppio l'archetto sul ventaglio, per lavorare lo stesso motivo. Eccomi, proseguite fino alla fine del giro con questa lavorazione. Ci troviamo qui per continuare qui alla fine del, del quarto giro. Sono la fine del quarto giro, faccio le ultime 5 catenelle 1, 2, 3, 4 e 5 e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa della terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Quinto giro del volante. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 1, 2 e 3. Carico il filo maglia alta su maglia alta sottostante seguente. Carico il filo maglia alta su maglia alta sottostante seguente. Carico il filo maglia alta su maglia alta sottostante seguente. Carico il filo maglia alta su maglia alta sottostante seguente. Per un totale di 5 maglie alte, una su ogni maglia alta. Queste due ora non le lavoriamo, facciamo due catenelle, carico il filo. Entro in questo archetto di due, di, di catenelle che c'era il giro sottostante. Faccio 9 maglie alte quindi una, due, tre quattro, cinque, sei, sette, otto e nove, due catenelle di separazione, una e due. Carico il filo, salto 2 maglie alte, vado nella terza e faccio 5 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante 2 3 4 e 5. Di lavorare il ventaglio facciamo 4 catenelle 1, 2, 3, 4. Carico il filo, andiamo direttamente nel punto v e andiamo a fare un punto dentro al punto v. Un punto v doppio quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Nello stesso punto, nello stesso archetto 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, salto questo arco, vado direttamente a lavorare sul ventaglio e lavoro. Ricominciamo la lavorazione. Vado a fare 5 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle di separazione, carico il filo, salto le due maglie alte, vado nell'archetto e faccio 9 maglie alte nell'archetto una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. 9 2 catenelle di separazione carico il filo salto 2 maglie di base nella terza vado a fare la maglia alta e faccio le 5 maglie alte una su ogni maglia alta sottostante del ventaglio 3 4 e 5 quindi di nuovo le 4 catenelle 1 2 3 e 4 carico il filo vado nel punto v semplice del giro sottostante faccio il punto v doppio quindi 2 maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte nello stesso archetto catenelle 1 2 3 4 salto l'archetto vado a lavorare di nuovo sul mio ventaglio questo è il quinto giro lo lavorate tutto in questo modo ci troviamo alla fine del giro per continuare sono la fine del quinto giro faccio le ultime 5 catenelle 3 4 5 e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro del ventaglio Sesto giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carico il filo entro nella seconda e faccio una maglia alta Carico il filo entro nella terza e faccio una maglia alta 3 catenelle di separazione salto le due maglie alte sottostanti l'archetto vado a lavorare sulle 9 maglie alte centrali di faccio una maglia alta sulla prima maglia alta del ventaglietto centrale una catenella carico il filo maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante una catenella carico il filo maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante una catenella carico il filo maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante e lavoriamo così su tutto l'archetto di 9 maglie alte sottostante con delle maglie alte separate da una catenella Quindi una catenella una maglia alta sulla maglia alta sottostante una catenella una maglia alta sotto sulla maglia alta sottostante una catenella e l'ultima maglia alta sulla maglia alta sottostante 3 catenelle di separazione carico il filo salto questo archetto salto le prime due vado nella terza maglia alta e faccio una maglia alta carico il filo maglia alta su maglia alta seguente sottostante carico il filo maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante 3 catenelle di separazione scusate la tosse 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 carico il filo salto questo arco vado direttamente nel punto nel punto doppio e faccio nell'archetto il punto doppio quindi 2 maglie alte 2 catenelle e due maglie alte nello stesso archetto c'è un po' di allergia scusate allora 3 catenelle di separazione carico il filo salto questo archetto vado a lavorare direttamente sul ventaglio grande Faccio una maglia alta sulla prima maglia alta, seconda maglia alta sulla seconda maglia alta sottostante, terza maglia alta sulla terza maglia alta sottostante. 3 catenelle di separazione: 1, 2 e 3: salto le due maglie rimanenti, salto questo archetto, andiamo a lavorare direttamente su questo ventaglio. Di 9 maglie alte sottostante facendo come abbiamo già fatto le 9 maglie alte divise da una catenella, una catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta sottostante, e una catenella di separazione, e così via. Stiamo già ripetendo il motivo, quindi continuate con questa lavorazione. Ci troviamo alla fine del giro. Alla fine del sesto giro del volante faccio le ultime 3 catenelle. Mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Iniziamo il settimo giro. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 4 di separazione quindi 7. Salto le maglie alte, salto l'archetto, vado a lavorare qui sul ventaglio di 9 maglie alte separate da una catenella nell'archetto della prima, nel primo archetto della, di una catenella e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, seconda maglia bassa nel secondo archetto di una catenella, adesso costruiamo una pigna. 1, 2 e 3 maglia bassa nell'archetto seguente 1, 2, 3 maglia bassa nell'archetto seguente 1, 2, 3 maglia bassa nell'archetto seguente 1, 2, 3 maglia bassa nell'archetto seguente 1 2 3 maglia bassa nell'archetto seguente 1 2 3 ultima maglia bassa nell'ultimo archetto seguente per un totale di 1 2 3 4 5 6 7 mini archetti 4 catenelle di separazione 1 2 3 4 carico il filo salto l'archetto salto le prime due maglie alte vado nell'ultima e faccio una maglia alta sulla maglia alta del giro precedente 3 catenelle di separazione 1 2 3 carico il filo Vado direttamente saltando questo archetto nel, nel punto v doppio del giro precedente e faccio dentro l'archetto un punto doppio quindi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte nello stesso archetto 3 catenelle di separazione. Una, due e tre, carico il filo, salto questo arco qui, vado sulla prima maglia alta del giro precedente e faccio una maglia alta 4 catenelle: 1, 2, 3, 4. Comincio a lavorare i miei mini archetti sul ventaglietto di 9 maglie alte, di una catenella. Quindi entro nella prima catenella, nel primo archetto. E comincio a fare le 3 catenelle e la maglia bassa in ognuno di questi archetti per un totale di 7 mini archetti di 3 catenelle e continuiamo questo giro lavorando Infatti adesso stiamo già ripetendo la lavorazione quindi finiamo il giro il settimo giro in questo modo ci troviamo alla fine del giro siamo alla fine del settimo giro faccio le ultime 3 catenelle 1 2 e 3 e mi chiudo nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro ora dobbiamo tagliare il filo perché eh, ci dobbiamo spostare a iniziare a lavorare in questo punto qua su questo eh, punto W, quindi andiamo a fermare bene il filo e ci riportiamo indietro di, di 2-3 centimetri. Vedete qua ho spezzato il filo, ho fatto il nodo di inizio sull'uncinetto e adesso iniziamo in questo punto qua dove c'è il punto W, quindi entriamo dentro, facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, questo sostituiscono una maglia alta, carico il filo e partiamo con l'ottavo giro, rientro nel punto V doppio e faccio punto V doppio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. 7 catenelle, 1, 2. 3 4 5 6 e 7 saltiamo un arco la maglia alta l'altro arco entriamo nel primo archettino di 3 catenelle del ventaglio e facciamo la maglia bassa 3 catenelle 3 maglia bassa nell'arco seguente nelle 3 catenelle, maglia bassa nell'archettino seguente, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle ultima maglia bassa nell'ultimo archetto seguente andiamo a ridurre pian piano il nostro punto pigna quindi siamo partiti sotto con 7 archetti e ora siamo a 6 quindi man mano che andiamo su con i giri andremo a chiudere questa pigna di nuovo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 salto, tutti questi due archi vado nel punto v doppio, carico il filo e faccio punto v doppio dentro punto v doppio. Quindi, questo è l'ottavo giro, è semplicissimo. Quindi, due maglie alte, 2 catenelle 2 maglie alte nello stesso archetto. Ora rifacciamo le sette catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, saltiamo questi due archi, 1 e 2 andiamo di nuovo a lavorare i nostri archettini di 3 catenelle sul ventaglio. Quindi, punto, V 7 catenelle. Archettini del ventaglio 7 catenelle punto W 7 catenelle e così via ci ritroviamo alla fine del giro siamo alla fine dell'ottavo giro ho fatto le 7 catenelle mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro nono giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta carico il filo nella stessa maglia di base faccio un'altra maglia alta 4 catenelle 1 2 3 e 4 carico due volte il filo entro nell'archetto e faccio una maglia alta doppia 3 catenelle di separazione carico due volte il filo rientro nell'archetto e faccio una maglia alta doppia 4 catenelle 1 2 3 4 carico una volta il filo faccio una maglia alta salto la prima nella seconda maglia alta del punto v carico il filo, di nuovo, un'altra maglia alta nello stesso punto di base, 7 catenelle, una, due, 3, 4, 5, 6, e 7. Andiamo a lavorare ancora. La nostra pigna e andiamo ancora a ridurre di un archetto quindi entriamo il primo archetto del giro stante facciamo una maglia bassa 3 catenelle una 2 e 3 maglia bassa nell'archetto successivo 3 catenelle 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 e maglia bassa nell'ultimo archetto e abbiamo ridotto di un altro archetto siamo passati 1 2 3 4 5 quindi da 7 a 6 e ora a 5 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 riprendiamo la lavorazione vado sul punto w carico il filo sulla prima maglia alta faccio due maglie alte nello stesso punto di base 1 e 2 4 catenelle 1 2 3 4, carico due volte il filo, entro nell'archetto, faccio una maglia alta doppia 1-2 e chiudo 3. 3 catenelle di separazione, carico due volte il filo, rientro nell'archetto e faccio una maglia alta doppia 4 catenelle 2-3-4. Carico una volta il filo, faccio 2 maglie alte sull'ultima maglia alta del punto v sottostante due maglie alte nello stesso punto di base adesso ancora le 7 catenelle e poi facciamo gli archettini qua sul nostro ventaglio lavoriamo questo giro tutto in questo modo ci troviamo alla fine del giro sono la fine del nono giro, faccio le ultime 7 catenelle 2 3 4 5 6 e 7 e mi chiudo con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Decimo giro del volante mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, faccio un'altra maglia alta la maglia alta sottostante seguente 4 catenelle 1 2 3 4 carico due volte il filo salto il primo arco vado nel secondo quello delle, del delineato dalle maglie alte doppie e vado a fare in questo arco 6 maglie alte doppie 1 2 4, 5 e 6, sei maglie alte doppie nell'arche nel, nel punto W. Eh, Fat eh, lavorato con le maglie alte doppie 4 catenelle 1. 2 3 4 carico il filo vado sulle due maglie alte salto questo arco e faccio una maglia alta su ogni maglia alta quindi una sono due e facciamo la seconda sull'altra maglia alta 7 catenelle 1 2 3 4, 5, 6 e 7. Salto questo arco andiamo ancora a ridurre la nostra pigna, quindi facciamo una maglia bassa nel primo archetto che troviamo della pigna. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Maglia bassa nell'arco successivo. 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo. 1, 2, 3 maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3 e maglia bassa nell'arco successivo, siamo andati ancora a ridurre, quindi da 7 a 6, a 5 e adesso 4, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, saltiamo questo arco, andiamo a lavorare, sul nuovo ventaglio che si sta aprendo quindi carico il filo vado sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta carico il filo maglia alta sulla seconda maglia alta 4 catenelle 1 2 3 4 carico due volte il filo salto questo arco vado nel seguente e faccio 6 maglie alte doppie una Due, tre, quattro, cinque e sei. Sei maglie alte doppie. Quattro catenelle di separazione. Una, due. 3 e 4 carico il filo una volta salto questo arco e vado a farmi le due maglie alte una su ogni maglia alta sottostante e di qua di nuovo 7 catenelle e di nuovo la lavorazione della pigna che si chiude quindi mi lavorate il decimo giro in questo modo ci troviamo alla fine del giro siamo alla fine del decimo giro del volante facciamo le ultime 7 catenelle 3 4 5 6 7 e andiamo a chiudere il giro con una mezza maglia bassa qui sulla terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro undicesimo giro ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta Carico il filo, faccio la seconda maglia alta nella seconda maglia alta sottostante. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico due volte il filo. Vado a lavorare ora queste 6 maglie alte doppie. Entro tra la prima e la seconda nello spazio e faccio una maglia alta doppia. 3 catenelle di separazione, 2 e 3. Carico due volte il filo, rientro nello stesso spazio e faccio una maglia alta doppia, 1, chiudo 2 e chiudo 3. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico due volte il filo, salto il secondo spazio, vado tra la terza e la quarta. E faccio una maglia alta 3 catenelle. Scusate, una maglia alta doppia. Eh. Carico il volta filo maglia alta doppia nello stesso spazio 4 catenelle di separazione 1, 2, 3 e 4. Carico due volte il filo, salto uno spazio, vado nell'ultimo tra la, la quinta e la sesta e faccio una maglia alta doppia 3 catenelle 1 2 3 Carico due volte il filo, seconda maglia alta doppia nello stesso spazio 4 catenelle 1 2 3 4. Salto questo arco e vado a fare le due maglie alte sulle due maglie alte sottostanti. 1 e 2. 7 catenelle, 1 2 un po' di filo. 3 4 5 6 e 7. Da qui andiamo a ridurre ancora la nostra pigna, quindi entro nel primo archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 3, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, 2, 3, maglia bassa nell'arco seguente, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco seguente e siamo a già a diminuiti a tre archetti. 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 e riprendiamo il motivo di nuovo quindi carico il filo faccio le due maglie alte sulle maglie alte sottostanti ho saltato l'arco naturalmente sotto una e due le maglie alte Catenelle 1, 2, 3 e 4, e cominciamo a lavorare sulle nostre maglie alte doppie. Quindi carico due volte il filo, entro tra la prima e la seconda e faccio nello stesso punto, lo stesso spazio. Una maglia alta doppia. 3 catenelle, e una maglia alta doppia. Quindi un punto v doppio, un punto v con maglie alte doppie. Catenelle 1 2 3 4 carico due volte il filo sorpasso uno spazio vado nell'altro e faccio una maglia alta doppia 3 catenelle 1, 2 e 3, e una maglia alta doppia nello stesso spazio. Praticamente, abbiamo 5 spazi. Andiamo a lavorare nel primo, nel terzo e nel quinto. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Carico due volte il filo, entro nell'ultimo spazio, tra la quinta e la sesta maglia alta doppia sottostante, faccio una maglia alta doppia. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Una maglia alta doppia nello stesso punto 4 catenelle 1 2 3 4 salto l'arco e vado sulle maglie alte doppie sulle scusate, sulle maglie alte e faccio le due maglie alte una per ogni maglia alta sottostante da qui 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 e siamo già di nuovo sul nostro sulla nostra pigna per ridurla e proseguire lavorando l'undicesimo giro tutto in questo modo. Ci troviamo alla fine del nostro giro. Sono arrivata alla fine dell'undicesimo giro. Faccio le ultime 7 catenelle, 2 3 4 5 6 e 7, e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro. Dodicesimo giro mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Carico il filo: maglia alta sulla maglia alta seguente, sottostante 4 catenelle. Una. 2, 3 e 4 salto questo archetto vado nel primo punto v e faccio 2 maglie alte doppie una e due 3 catenelle 1, 2, 3 2 maglie alte doppie nello stesso archetto 1 e 2 3 catenelle 1 2 e 3 ne facciamo un'altra 4 si sì. ci dobbiamo allargare un po quindi facciamo 4 catenelle carico due volte il filo salto questo archetto vado nell'altro punto v e faccio 2 maglie alte doppie una e due tre catenelle due maglie alte doppie nello stesso archetto una e due quattro catenelle 1 2 3 e 4 carico due volte il filo salto questo archetto vado nel punto v e faccio 2 maglie alte doppie una e due. 3 catenelle 1 2 e 3 e 2 maglie alte doppie nello stesso archetto una 2 4 catenelle 1 2 3 e 4 carico il filo vado a fare una maglia alta sulla maglia alta sottostante saltando l'arco seconda maglia alta nella seconda maglia seguente sottostante 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 ora andiamo a stringere ancora la pigna saltiamo questo arco andiamo nel primo piccolino della pigna e facciamo una maglia bassa 3 catenelle 2 e 3 maglia bassa nell'archetto successivo catenelle 1 2 3 maglia bassa nell'archetto successivo e abbiamo ridotto di un altro archetto la nostra pigna 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 salto questo arco vado sulle maglie queste due maglie alte e faccio un Maglie alte, una per ogni maglia alta sottostante 1 e 2. E di nuovo riprendiamo la lavorazione su questo ventaglio che stiamo per aprire. Quindi 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Carico due volte il filo, salto questo il primo archetto, vado nel punto v. Faccio le due maglie alte doppie, le due catenelle, due maglie alte doppie nello stesso arco. Quindi stiamo ripetendo già il motivo. 3 catenelle. Scusate, 3 perché qua ci stiamo allargando. Ecco, qua. ecco finiamo così il giro. Questo è Il dodicesimo giro, siamo quasi arrivati. Rimarranno poi altri due giri. Finito il dodicesimo giro in questo modo con questa lavorazione, ci troviamo qui alla fine del giro. Per continuare, sono la fine del dodicesimo giro del volante. Ho fatto le ultime sette catenelle. Ora mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva il primo punto del giro. Il primo punto alto del giro, tredicesimo giro. Mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, maglia alta sulla maglia alta seguente sottostante. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Carico due volte il filo, salto questo arco e vado nel primo punto V doppio. Vedete questo? e vado a fare 3 maglie alte doppie chiuse insieme quindi la prima lascio sull'uncinetto la seconda e la terza e chiudo tutto insieme 3 catenelle di separazione 1 2 e 3 Faccio una, un altro gruppetto di tre maglie alte doppie chiuse insieme nello stesso arco, quindi carico due volte filo, rientro nello stesso arco, chiudo a metà la prima, chiudo a metà la seconda maglia alta doppia, chiudo a metà la terza maglia alta doppia e chiudo tutto insieme. 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Salto questo arco, vado a lavorare dentro al secondo punto V doppio, quindi carico due volte il filo e vado a fare il mio gruppetto di tre maglie alte doppie chiuse insieme. Quindi la prima, la seconda, la terza e chiudo tutto insieme 3 catenelle: una, due e tre di nuovo due volte il filo un altro gruppetto nello stesso arco di 3 maglie alte doppie chiuse insieme 2 e 3 e chiudiamo tutto 3 catenelle di separazione 1 2 3 nello stesso arco facciamo anche il terzo gruppetto di maglie alte doppie chiuse insieme quindi Chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto. 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Salto questo arco, carico due volte il filo, entro nel terzo punto V doppio. E faccio il mio gruppetto di maglie alte di 3 maglie alte doppie chiuse insieme 2 3 e chiudo tutto 3 catenelle di separazione 3 carico due volte il filo faccio un altro gruppetto nello stesso arco di 3 maglie alte doppie chiuse insieme 1 2 3. e chiudo tutto 4, 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 carico il filo una volta salto questo arco vado sulle due maglie alte seguenti faccio una maglia alta su ogni maglia alta sottostante una e due quindi ricapitolando in questo ventaglio andremo a fare due gruppetti divisi da 3 catenelle sul primo punto v doppio sottostante su quello centrale ne faremo 3 e su quello su quello laterale ne faremo 2 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 andiamo ancora a diminuire la nostra pigna Saltiamo quindi tutto questo arco, andiamo nel primo archetto piccolo e facciamo una maglia bassa 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco seguente, e poi qui dobbiamo fare ancora le 7 catenelle. Perché la pigna praticamente l'abbiamo finita. Poi la andremo a chiudere nell'altro giro completamente nell'ultimo giro. Quindi facciamo di 7 catenelle 5, 6 7. Carico il filo una volta, salto questo arco, vado a fare due maglie alte sulle due maglie alte seguenti, una su ogni maglia alta 5 catenelle 1 2 3 4 5 e cominciamo la nostra lavorazione come abbiamo appena effettuato qui sull'altro ventaglio. Ci troviamo qui alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto le ultime 7 catenelle. Mi vado a chiudere qui nella terza catenella de, che sostituiva la prima maglia alta del giro con una mezza maglia maglia bassa. Siamo arrivati all'ultimo giro di, di questo volante quindi eh, è un giro un po' lunghetto. Cominciamolo ed è quello che darà proprio la bordura, il bello a, a questo volante. Ci alziamo con 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta tripla chiusa insieme. Carico tre volte il filo e entro nella seconda maglia alta sottostante, chiudo 1, chiudo 2, chiudo 3 e chiudo 4. catenelle. 1 2 3 4 5 6 e 7. Carico tre volte il filo, due volte, scusate, carico due volte il filo. Vado, salto questo arco, vado nel nel primo um, archetto, qui dove ci sono già le maglie chiuse insieme e faccio tre maglie doppi alte doppie chiuse insieme quindi una due e tre chiudo tutto ora andiamo a fare una eh, catenella il pippiolino quindi facciamo 2 3 4 5 e 6 Chiudo nella seconda con una mezza maglia baba, una, No, anche possiamo mettere anche una maglia alta facciamo una catenella adesso carichiamo due volte il filo, e andiamo a fare un altro gruppo di tre maglie alte doppie chiuse insieme nello stesso archetto sottostante 2, chiudo in tutto. Di nuovo facciamo una, due, tre, quattro, cinque e sei. Mi chiudo con, nella seconda, contando dalla prima con una maglia bassa, una catenella. Di nuovo andiamo a fare un altro gruppo di tre maglie alte doppie chiuse insieme nello stesso arco carico due volte il filo chiudo metà la prima carico due volte il filo chiudo metà la seconda carico due volte il filo chiudo a metà la terza e poi chiudo tutto due catenelle di separazione 1 e 2 ora andiamo a lavorare sull'altro gruppo centrale qui avevamo un arco invece nel gruppo centrale abbiamo due archi quindi andiamo a lavorare in ogni arco la stessa cosa che abbiamo fatto qua allora carichiamo due volte il filo andiamo a fare il primo gruppetto di maglie di tre maglie alte doppie chiuse insieme la seconda e la terza chiudiamo e facciamo il nostro pipiolino 1, 2, 3, 4, 5, un po' di filo e 6. Mi chiudo con una maglia bassa nella seconda, contando dalla prima, una catenella, secondo gruppetto, di maglie alte doppie chiuse insieme carico il filo. Chiudo a metà la prima, chiudo a metà la seconda, chiudo a metà la terza. Chiudo tutto insieme. Pippiolino 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Entro nella seconda contando dalla prima e chiudo con una maglia bassa, una catenella. Terzo gruppo di tre maglie alte doppie chiuse insieme nello stesso arco, quindi carico due volte il filo, entro, chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza, chiudo tutto. Ora eh, fate le tre tre gruppetti andiamo direttamente senza catenella a lavorare lo stesso motivo sull'altro arco quindi nell'altro arco carichiamo due volte il filo entriamo nell'arco seguente e facciamo le tre maglie alte chiuse, eh, doppie chiuse insieme la seconda due volte il filo e la terza e chiudiamo tutto pippiolino 1 2 3 4 5 e 6 mi chiudo nella seconda con una maglia bassa, una catenella. Secondo gruppetto di maglie alte doppie di tre maglie alte doppie chiuso insieme. Chiudo metà la prima, chiudo metà la seconda, chiudo metà la terza e chiudo tutto. Pippiolino 1 2 3 4 5 6 entro nella seconda contando dalla prima, chiudo con la maglia bassa, una catenella. Terzo gruppo di maglie alte doppie chiuse insieme. La prima chiudo la prima. Chiudo la seconda a metà e chiudo la terza a metà. E chiudo tutto vedete abbiamo finito la parte centrale adesso andiamo a fare la stessa cosa in questo qua laterale poi andrà stirato e eh, questo bordo per, per far vedere la proprio questo fiorire questo insieme di fiori andrà stirato sul rovescio naturalmente per avere un maggiore effetto allora due eh, continuiamo con due catenelle e passiamo saltando questo arco caricando due volte il filo al, a, al terzo archetto sottostante e mh, cioè il terzo archetto mh, dove dobbiamo lavorare chiudiamo a metà la prima maglia alta doppia la seconda e la terza chiudiamo tutto pippiolino 1 2 3 4 5 6, chiudiamo con una maglia bassa dalla seconda, contando dalla prima, una catenella, secondo gruppetto di maglie alte doppie, chiusi insieme, chiudo la prima, chiudo la seconda, e chiudo la terza, e chiudo tutto. Pippiolino: 1, 2, 3, 4, 5, 6, chiudo puntando nel la seconda catenella con una maglia bassa una catenella terzo gruppetto di tre maglie alte doppie chiuse insieme nello stesso punto nello stesso archetto carico due volte il filo entro chiudo uno chiudo due due volte il filo chiudo metà la seconda due volte il filo chiudo metà la terza e chiudo tutto Questo è tutto quella lavorazione che dobbiamo fare su ogni ventaglio che finisce la nostra maglia. Ora facciamo le 7 catenelle. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Andiamo a chiudere completamente la nostra pigna. Carico tre volte il filo, 3, entro saltando questo arco nella prima delle due maglie alte e chiudo lasciando l'ultimo gettato. Tre volte il filo sull'uncinetto, entro nella seconda e chiudo tre volte, 2 e 3 lasciando sull'uncinetto. L'ultima. Carico tre volte. Passo la pigna, vado su queste due maglie alte e chiudo anche la terza maglia alta tripla a metà. Carico tre volte il filo e vado nella seguente. Chiudo tre volte e adesso abbiamo tutti questi queste gettate, andiamo a chiuderle tutte insieme ecco qua qui adesso andremo a fare un pippiolino 1 2 3 4 entro nelle in tutte le maglie che ho chiuso in ultimo esco con un gettato e chiudo con una mezza maglia bassa e proseguo 7 catenelle che stiamo facendo questa qua 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Ora andiamo a ripetere, abbiamo chiuso la pigna, andiamo a ripetere la stessa lavorazione, questa è un po' lunga lavorazione, sull'altro ventaglio. Quindi caricando tre volte il filo, cominciamo, no scusate, caricando due volte, cominciamo entrando nel primo di questi archetti e facendo la lavorazione abbiamo fatto già vedere che vi ho già fatto vedere quindi questo è l'ultimo giro un po lunghetto ma è proprio da il carattere a questa maglia queste questi ventagli fioriti e fate tutto il giro quando siete qui vi faccio vedere chiudere l'ultima pigna siamo alla fine dell'ultimo giro del, del volante. Ora vi faccio vedere a chiudere. Facciamo le qui le sette catenelle, le ultime 1 2 3 4 5 6 e 7. Carico tre volte il filo, 2 e 3. Passo questo arco, vado sulle due maglie alte e chiudo la maglia a metà con tre gettati. Carico tre volte il filo, vado nella, nella maglia seguente, la maglia alta seguente e chiudo 1 e chiudo 2 e chiudo 3. Da qui passo tutta la mia pigna. Vado all'inizio del giro che avevo fatto appunto queste due maglie alte triple chiuse insieme, entro con l'uncinetto in questo modo e chiudo tutto insieme le mie maglie. E qui abbiamo chiuso la pigna, ora facciamo l'ultimo pippiolino. Facciamo 4 catenelle, 1-2-3-4. Entriamo nelle maglie come abbiamo fatto fino ad ora. Usciamo, chiudiamo con una mezza maglia bassa. E a questo punto possiamo tagliare il filo, fermare bene il filo e nascondere le codine. Io lo fermerò bene perché qua c'è un pippiolino, se no sfugge, tiriamo bene, poi andiamo a nascondere secondo il nostro solito sistema. Le codine ora non resta che fare il bordino alla scolatura della nostra Carmen. È importante provare la maglia. Io mi sono accorta che comunque la mia maglia è un pochettino larga di giro qua dove deve insomma, appoggiarsi alle spalle. Quindi per chi avrà appunto, io ho consigliato di, di fare una maglia che mh, fosse un pochettino più larga perché se è larga si può ridurre, se è stretta eh, non si può fare niente. Quindi vedete qua c'è questo questa lavorazione che è data da quel punto che avevamo fatto ehm, in rilievo prese dietro che appunto eh, fa sì che lo scollo che il volante eh, stia verso la parte esterna ora se noi andiamo a rifinirla come segue la maglia proprio eh, starà proprio mh, perfettamente col volante che gira eh, senza problemi ecco nella parte dove abbiamo ehm, sotto la parte del corpetto è in questa parte qui dove praticamente risulta il lavoro doppio che possiamo andare a ridurre in caso ci fosse una larghezza eccessiva non qui dove um, c'è la trasparenza della manica proprio dove c'è il, il lavoro doppio quindi adesso io ho deciso di ridurre di 8 Maglie sia davanti in quel tratto qui doppio e sia dietro e quindi andrò a, a lavorare due maglie insieme, in, omogeneamente distribuite. Ecco su questo tratto qua, che quello che è doppio, adesso ho messo il mio filo e ho fatto il nodo inizio sull'uncinetto. Comincio qui all'inizio dove ho fatto quel tipo appunto, pre, che è risultato un po' elastico, doppio, allora entro nel primo, nella prima maglia lavorata ed esco, faccio una maglia bassa e una catenella. Questo sostituisce la prima mezza maglia alta andremo a lavorare appunto un giro di mezza maglia alta su ogni eh, maglia o catenella che troviamo però facendo appunto nel mio caso devo andare a fare le diminuzioni se per voi invece il giro risulterà giusto non, non fate le, le diminuzioni lavorate una e mezza maglia alta su ogni maglia che troverete quindi io parto carico il filo entro nella prossima e faccio la mia mezza maglia alta vado avanti così facendo le mezze maglie alte tenete un po' magari un po' sostenuto adesso io lo devo rifare un po' sostenuto l'uncinetto e il filo a ah, una cosa non dovete prendere solamente questa catenella dovete prendere anche questa vedete questa per prendere bene i due tessuti i due strati ecco andiamo a fare queste mm, mezze maglie alte e io ogni tanto andrò a fare de, delle diminuzioni cioè prenderò mentre terrò a metà una mezza maglia alta poi caricherò il filo andrò nell'altra vicino seguente e chiuderò vedete a metà e poi le chiuderò tutte e qui c'è già la diminuzione e quindi proseguo. Devo prendere questa qui, ecco qui, proseguo. La mia lavorazione Io faccio vedere più da vicino. Dovete entrare qua sotto, non qui, non qui, ma qua sotto, e proseguite per tutto il giro. Facendo le vostre diminuzioni eh, se ne avete bisogno, quindi lavorate qua e lavorerete anche logicamente qui dove ci sono. Comunque, vi faccio vedere, adesso arrivati in fondo. È una cosa che non vi ho detto è che qui, adesso io sto lavorando sul dritto: cioè, qui è tutto, tutta la maglia sul dritto, che sia il sotto e che sia anche il, il volante, è tutto sul dritto. Quindi, la finitura logicamente la farò sul dritto. Una volta che siete arrivati alla fine del, del pezzo dove c'è il vedete, tessuto doppio e vi ritrovate al passaggio sulla, sulla manica dove avete fatto praticamente quella catenella mh, che non c'è la maglia sotto, vedete io adesso ho fatto l'ultima, non c'è altro che caricare il filo e andare sulla prima catenella perché qui c'era una catenella no? e fare continuare. A lavorare una mezza maglia alta in ogni catenella che avevamo fatto per montare appunto il volant sulla spalla e quando vi ritrovate sul tessuto. Non c'è altro che cominciare a lavorare prendendo punto i due tessuti nella lavorazione, facendo i vostri le vostre diminuzioni se il volante è, è un è troppo largo. Tenete un po' il, la mano stretta e il filo tirato. Quindi, ecco, arrivata alla fine del giro, ci troviamo alla fine del giro. Ecco, siamo alla fine del giro. Mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella catenella di inizio giro. Allora, adesso ci sarà il secondo ed ultimo giro. Vi consiglio prima di fare l'ultimo giro di provarla un'altra volta, di vedere se la vostra larghezza va bene. Se fosse ancora larga, si può ridurre ancora adesso nell'ultimo giro saltando qualche maglia, cioè non lavorando qualche maglia. Poi un'altra cosa in questo bordino qui che si è venuto a creare, un attimino che lo metto un po' a posto. Per chi volesse si può inserire un 2-3 giri di filo elastico in tinta, di quelli sottili, elastici, quei fili elasticizzati, in modo di tenere sempre in forma lo scollo. Adesso facciamo l'ultimo giro, è stato un lavoro lungo e. E laborioso ma mh, vedrete che quando avete stirato questa maglia perché comunque i bordi i due bordi che sia quello dello sfondo che sia eh, questo meraviglioso volante sono da stirare e vedrete che mh, specialmente dove avete la spalla nuda ci sarà un effetto veramente molto bello e romantico allora il secondo ed ultimo giro del bordo andremo a fare una maglia bassa su una maglia bassa su maglia bassa Mantenendo le maglie resistenti, se, se non avete da fare de, delle altre diminuzioni, e ogni tanto andremo a fare un pippiolino. Quindi mi alzo con due catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa, rientro nella maglia sottostante e faccio una maglia bassa, quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa adesso io ne ho fatti 4 al quarto andrò a fare il pippiolino la quarta maglia bassa andrò a fare il pippiolino quindi 1 2 3 e 4 entro nella maglia bassa esco e chiudo con una mezza maglia bassa e proseguo maglia bassa nella maglia bassa successiva maglia bassa nella maglia bassa successiva maglia bassa nella maglia bassa successiva e la quarta maglia bassa nella maglia bassa successiva e adesso facciamo un altro pipiolino 4 catenelle 1 2 3 4 e mi chiudo nella maglia nella base della maglia bassa con una mezza maglia bassa È un gioco di parole e continuiamo 4 maglie basse una in ogni maglia bassa sottostante 1 2 3 e 4 4 catenelle e chiudiamo il nostro pippiolino con una mezza maglia bassa e così via andiamo avanti lavorando tutto il giro dopodiché la nostra maglia è terminata spero che vi sia piaciuto questo progetto che è da tempo che mi è stato richiesto eh, mi scuso perché è passato diverso tempo non trovavo appunto una giornata in cui io potessi registrare dalla mattina alla sera perché appunto questo, questo bordo va fatto e registrato man mano perché sono tutti giri, sono 14 giri, uno diverso dall'altro. Insomma adesso l'abbiamo fatta, spero che incontrerà il vostro gusto. E, ora ci saranno altri o quattro progetti estivi poi passeremo anche alla lana iscrivetevi che posso andare avanti perché solo insomma, scrivendosi vedo delle visualizzazioni una youtuber può proseguire la, la strada eh, dei tutorial gratuiti io vi ringrazio alla prossima ciao